Se stai pensando di rifare la siepe del tuo giardino oppure di fare una nuova siepe per il giardino della casa che stai costruendo, acquistando, mi sono fermato per farti vedere quella che è alla mia destra, una siepe di Prunus lauroceraso. È un sempreverde con una crescita piuttosto vigorosa. Ti giro la telecamera così riesci a vedere. Qua siamo già intorno ai 3,50 m più abbondanti e, come puoi vedere, ha quella foglia qui sempreverde lucida, molto molto dura, molto coriacea, molto spessa. Infatti rimangono secche, rimangono compatte anche da secche e in terra. È una siepe che veniva utilizzata negli anni 80, quindi ogni tipologia di siepe. Se guardi i giardini di oggi hanno delle siepi, se guardi i giardini di 15 anni fa hanno delle altre siepi, se guardi i giardini di 20 anni fa hanno le siepi di Prunus, 20 o 30 anni fa molti, gran parte, hanno le siepi di Prunus lauroceraso. Una piccola curiosità sul nome, Prunus lauroceraso, il lauro, perché è molto simile a quello che può essere la foglia di un alloro, e cerasus, perché il frutto è simile a quello delle ciliegie. Questa siepe qua molto spesso, anzi non molto spesso, quasi mai viene lasciata in forma libera. Infatti qua mi sono voluto fermare perché è quasi scappata, è un po' che non viene potata, e una particolarità di questa siepe, ma anche delle siepi in generale, è che se non la poti in forma squadrata fiorisce, fa queste pannocchie e che diventano poi dei frutti, dei bacelli, dei grappoli molto simili a quelli che possono essere di una ciliegia. In realtà non te l'ho raccontata tutta fino in fondo, questa qua è una siepe, sì, di Prunus lauroceraso, ma c'è l'intruso. L'intruso è la fotigna. Mi sono voluto fermare proprio per farti vedere questa cosa, perché le siepi, sì, possono essere tutte uguali, però puoi anche fare delle siepi miste, puoi alternarci un'altra varietà. E qui si nota e non si nota. È molto ninja la fotigna, si mimetizza insieme al lauro, pardon, però si nota particolarmente quando emette il tipico oggetto rosso, la tipica buccata rossa classica della fotigna. Bene, era un piccolo video per farti vedere il Prunus lauroceraso. Un'altra piccola particolarità, ma non piccola, è che comunque diventa una siepe, può diventare una siepe molto alta e crea un tronco alla base importante, perché in realtà è quasi un vero e proprio albero, può raggiungere anche i 15 metri di altezza. Siamo noi che le vogliamo tenere tagliate a 1 metro, 1,50 m, in realtà gran parte delle piante da siepe sono dei veri e propri alberi. Quindi, se ti è piaciuto il video, lascia un like, dimmi la siepe che hai adesso nel tuo giardino oppure una delle tue siepi preferite. Ti ricordo che ho fatto anche un video di 6 più 1 piante da siepe, e iscriviti al canale e attiva la campanella. Ciao e al prossimo video.